L'imprenditore Antonio Di Murro è il nuovo proprietario dell'ATR di Colonnella. Si chiude dunque dopo 6 anni l'era di Walter Proietti. Ieri l'imprenditore che rilevò il colosso della fibra in carbonio dal fallimento ha lasciato la scena all'imprenditore di Avezzano, che ha acquistato tutte le quote societarie. Secondo indiscrezioni il prezzo d'acquisto è stato pari ad 1 euro. Di Murro si accolla però tutti i debiti dell'azienda, che conta 180 dipendenti, debiti per diversi milioni di euro, fra questi gli oltre 2 milioni nei confronti delle 4 procedure fallimentari. Sì, ieri è stato firmato il passaggio delle quote, quindi dalla famiglia Proietti. Attualmente il proprietario è diventato il dottor Antonio Di Murro, che è il primo passaggio del percorso che c'era stato illustrato in regione qualche settimana fa. Una cosa molto importante è che comunque Di Murro ha più volte dichiarato che entro il 10 settembre saranno regolamentate un po' tutte le situazioni che erano appese. Sì, beh, sicuramente uno degli aspetti più importanti, perché i lavoratori continuano ad avere delle mensilità arretrate. Il 10 settembre sarà sicuramente una data campale, perché l'impegno della nuova proprietà è di saldare per quella data appunto tutto l'arretrato, quindi aspettiamo che arrivi il 10 settembre. Chiaramente abbiamo chiesto che prima del 10 settembre si faccia carico di un pezzo dell'arretrato, perché altrimenti sarebbe complicato per i lavoratori superare l'intero mese di agosto senza nessuno stipendio. È tutto in divenire, però ci ha già parlato della volontà di istituire un marchio ATR, quindi di smettere di essere solo controterzisti, ma di fare un prodotto proprio, di investire molto sul commerciale, provando anche ad aggredire altri mercati. Tutti aspetti che andranno misurati nel tempo, perché quello della vendita era solo il primo passaggio rispetto al percorso, un passaggio sicuramente fondamentale, sicuramente importante, ma solo il primo. Quindi dobbiamo aspettare che poi i passaggi si facciano tutti, iniziando appunto dal 10 settembre con il pagamento degli arretrati. Va ribadito che comunque questa cosa è stata possibile grazie al sacrificio dei lavoratori, che da più di un anno lavorano con difficoltà economiche non indifferenti, ma che comunque hanno tenuto all'azienda, hanno voluto che l'azienda rimanesse in piedi, e oggi si vede una luce in fondo al tunnel.